Radio Messaggio Cristiano sta dando inizio a un'altra trasmissione. Pace a tutti! Siete tutti invitati a partecipare all'ascolto. Se lo preferite potete seguirci anche su Facebook e su YouTube, dove se volete potete lasciare un saluto. Ci trovate digitando Radio Messaggio Cristiano. Diamo subito inizio alla trasmissione con il primo cantico. Ad andare in onda sarà Le tue dimore. Buon ascolto a tutti con la pace di Gesù. Voglio trovarmi un nido alla tua ombra, nella tua casa, Signor, per adorare te in ogni tempo, nel luogo santo, Signor, ed abitare nella tua dolce dimora, Gesù, per contemplare la tua gloria ogni momento di più. Tu mi nascondi sicuro nel tuo tempio, Signor. Oh, quanto amabili le tue dimore sono. Voglio trovarmi un nido alla tua ombra, nella tua casa, Signor, per adorare te in ogni tempo, nel luogo santo, Signor, ed abitare nella tua dimora, Gesù, per contemplare la tua gloria ogni momento di più. Tu mi nasconderai al sicuro nel tuo tempio, Signor. Oh, quanto amabili le tue dimore sono. Oh, quanto amabili le tue dimore. Senza è l'anima mia, l'amore viene meno, bramando e continuo. Oh, quanto amabili le tue dimore per giungere al termine questo cantico. Ricordiamo il suo titolo, Le tue dimore, e adesso andrà in onda Oh, quanto amabili Alleanza. Le tue dimore sono. Thank you.
entrambi i cantici che abbiamo ascoltato poco fa erano tratti da due salmi, il primo dal Salmo 84 e il secondo dal Salmo 133. E adesso ve li leggerò tutti e due. Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari. O Eterno degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca la trasformano in un luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni. Essi vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion. O Eterno Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, tendi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, o Dio, nostro scudo, e riguarda la faccia del tuo unto. Sì, un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi, perché l'Eterno Dio è sole scudo. L'Eterno darà grazia e gloria, egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Il cantico Alleanza era tratto dal Salmo 133, di cui i versi ci dicono: ecco, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. Perciò, dopo aver letto queste bellissime parole, ascoltiamo assieme il cantico dal titolo Alla tua presenza, perché è lì che vogliamo stare, alla presenza del nostro Signore Gesù. Yeah.
La tua presenza sta per lasciare posto al prossimo cantico. Vediamo assieme di quale si tratta. Innalziamo te, innalziamo, esaltiamo il nome tuo. Si tratta del cantico Tu regni in mezzo a noi. Ricordiamo che state seguendo Radio Messaggio Cristiano. Ben ritrovati sulla nostra frequenza e sulla nostra pagina Facebook, come anche sul nostro canale YouTube. Torneremo a leggere dalla Bibbia prima di ascoltare altri cantici. Ancora una volta dal Libro dei Salmi, questa volta dal Salmo 100. Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno, con letizia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatto. E non noi da noi stessi. Sì,
Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Gesù, le cose più belle che esistono sono ombre davanti a Lui. Egli solo è l'amabile, dolcissimo il suo cuore. Se tu lo incontrerai, di Lui ti innamorerai. Ti rapirà il suo amore, vedrai la sua bellezza. Se conoscerai il Signore, non lo lascerai mai più. Scoprirai nuove realtà nella sua dimora. Cose che non conoscevi ti rapiranno il cuore. Ti innamorerai di Gesù, ti innamorerai di Lui, delle dolci sue parole, grazia sua infinita. Lui che è l'amabile ed un cuore puro ha, ti innamorerai di chi per te un dì morì. Il cantico che stiamo seguendo assieme si intitola Ti innamorerai di Gesù. Se tu lo incontrerai, col passato chiuderai, e con la vecchia vita seguirai solo Gesù. Ti rapirà il suo amore, vedrai la sua bellezza. Se conoscerai il Signore, non lo lascerai mai più. Scoprirai nuove realtà nella sua dimora. Cose che non conoscevi ti rapiranno il cuore. Ti innamorerai di Gesù, ti innamorerai di Lui, delle dolci sue parole, della grazia sua infinita. Lui che l'amabile ed un cuore puro ha, ti innamorerai di chi per te un dì morì. Ti innamorerai di Gesù, ti innamorerai di Lui, delle dolci sue parole, della grazia sua infinita. Una volta che ti sarai innamorato di Gesù, proverai una gioia che solo Lui può dare. Questo ci hai detto perché la tua gioia sia in noi.
la tua gioia sia in noi. Questo ci hai detto perché la tua gioia sia in noi, la tua gioia sia in noi. La gioia che dai tu non la può dare il mondo, la sento dentro me, la sento nel profondo. Mi dice guarda che rimango con te, non me ne vado, se tu mi perdi mi ritroverai. La gioia che dai tu non la può dare il mondo. Questo ci hai detto perché la tua gioia sia in noi, la tua gioia sia in noi. Così, dopo aver ascoltato La gioia che dai tu, e adesso in onda Voglio cantare al Signore. Da circa mezz'ora che ha avuto inizio questa trasmissione siamo stati assieme ascoltando cantici e letture. Manuel ci ha letto Lodi al Signore dal Libro dei Salmi. Tra non molto
ascolto. Continueremo a lodare il Signore attraverso altre voci amiche di Radio Messaggio Cristiano, perché prenderanno il nostro posto, come sempre, Samuel ed Elisabetta. Ma ascoltiamo ancora le parole di un altro salmo e poi un cantico, prima di lasciar posto a loro che ci raggiungeranno. I versi sono quelli del Salmo 16 che dicono: proteggi, mio Dio, perché io mi rifugio in te. Ho detto all'Eterno: tu sei il mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. Tutta la mia affezione è riposta negli uomini santi ed onorevoli che sono sulla terra. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Io non verserò le loro libazioni di sangue e non pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. L'Eterno è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu, Eterno, tieni al sicuro quel che mi è toccato in sorte. Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia, il mio cuore mi ammaestra anche di notte. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi. Poiché egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta per la gloria della mia eredità. Anche la mia carne dimorerà fiduciosa e sicuro, perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi mostrerai il sentiero della tua vita, della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. E sì, come ci dicevano i cantici che abbiamo da poco ascoltato, solo dal Signore viene la gioia che solo Lui può dare, come diceva anche l'ultimo verso di questo salmo. E adesso ascoltiamo assieme il cantico. Il tuo amor per me. Ho donato a te.
lasciato nelle tue mani, Signore Gesù. Certi che un po' di questa gioia che solo il Signore può dare sia entrata in voi, stando in quest'ora alla sua presenza? Adesso vi salutiamo lasciandovi con Samuel ed Elisabetta e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto e di giornata. Pace a tutti! Pace anche a voi, Samuel ed Elisabetta! Pace a tutti anche da parte nostra, come hanno appena annunciato Manuel e la sorella, adesso saremo noi a tenervi compagnia. Ma prima vi salutiamo. Pace a tutti. E pace Manuel. E pace sorella. Adesso ascoltiamo il cantico dal titolo La mia preghiera. Buon ascolto a tutti da parte di Radio Messaggio Cristiano. Nel nome del mio Salvatore Gesù.
preghiera davanti a te sia come un profumo d'incenso, la mia orazione davanti al tuo trono come sacrificio di sera. Sacrificio di sera, la mia orazione davanti al tuo trono, la mia preghiera davanti a te, come un profumo d'incenso, come il sacrificio di sera. Davanti a te. Come ha già annunciato Samuel, abbiamo ascoltato La mia preghiera e adesso stiamo ascoltando Trasparente. Thank you.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano e che il cantico in onda si intitola Trasparente. Io sono qui, la mia voce ti giungerà. E come Dio ha amato noi, noi dobbiamo amare il nostro prossimo. E adesso ascoltiamo il cantico dal titolo E sarà una pace vera, che ce ne parla. Grande
inside my heart you live, and in your face I see the face of the Lord. In your eyes I see the hope of God, so that is why now I can rest, only watching inside my life. Sarà grande la speranza se avrò acceso il tuo sorriso, ed un angolo di cielo nel mio cuore nascerà. E sarà una pace vera solo quando tutto il mondo, allargando le sue braccia, avrà spento ogni dolore, avrà spento ogni dolore, e rinascerà dal cuore. Non c'è pace senza amore, anche un gesto può bastare. E Gesù un giorno disse: «Io vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Infatti possiamo ottenerla soltanto se seguiamo i suoi ammaestramenti. Ed è per questo che vi invito a seguire ogni domenica mattina la diretta del fratello Nino, che va intorno alle 10:15, preceduta dalle vostre richieste. E vi invito anche a seguire i culti registrati che vanno in onda ogni martedì e venerdì sera intorno alle 8:15, sempre sia via radio ma anche sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano. Inoltre vi invitiamo anche a leggere ogni sera su Facebook e su Instagram il versetto del calendario, accompagnato da un breve commento sempre del fratello Nino, e ci dà anche il santo bacio della buonanotte da parte di Gesù. E per qualsiasi informazione potete chiamare al numero 349 64 11 232 e anche via email a pastore@rmcr.it. Adesso ascoltiamo insieme il cantico dal titolo Son Gesù non temere. Nell'arida via di questa terra una luce è venuta dal cielo.
e mentre nel buio vagavo, sua voce mi disse: ti vedo, sono io, son Gesù, non temere, confidati in me con amore e tu non avrai più a soffrire in questa tua vita il dolore. Or io vengo a te, mio Signore, per darti l'intero mio cuore. Ti prego di starmi vicino, tu padre ed io tuo bambino. Sì, tu padre ed io tuo bambino, tu padre ed io tuo bambino. Il video del cantico che abbiamo appena ascoltato è presente sia su YouTube che su Facebook. Basta cercare Radio Messaggio Cristiano. Adesso proseguiamo col cantico dal titolo Luce del mio cuore. Anche il video di questo cantico è presente sia su YouTube che su Facebook. Luce del mio sentire,
Abbiamo ascoltato Luce del mio cuor, uno dei cantici che, come anche Son Gesù non temere, il Signore ha dato al fratello Nino. Adesso ascoltiamo il cantico dal titolo Provvidenza. Grazie perché sei sempre con noi, perché ogni istante t'abbiamo vicino. Grazie Signore, grazie perché ti curi di noi e non ci lasci da soli mai. L'esistenza, questa vita, ogni cosa dipendono da noi, però ogni giorno cantiamo il tuo amore che è accanto a noi. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi e ci conduci lasciandoci liberi. Noi ti riconosciamo, tu sei presente, sei tu in tutto quello che accade e che c'è. Tu trasformi ogni sofferenza in grazia. Yeah.
cantico che abbiamo appena ascoltato ci fa capire che il Signore è sempre accanto a noi e ce lo fa capire anche l'ultimo cantico di questa trasmissione, dal titolo In cammino verso il cielo, sul quale vi salutiamo. Pace alla prossima volta! In cammino verso il cielo, per la strada tua, Signore, sul sentiero della gloria, di speranza ed amore. Voglio andare ogni giorno, non guardando dietro me, per raggiungere la meta del cielo. E nel buio della notte la tua luce io vedrò, che mi guida nella tenebre, mi dà speranza al cuore. Tu mi parlerai di grandi cose che io mirerò, della gloria tua, Signore, nel cielo. E verranno le tempeste, esperienze e delusioni, cercheranno di fermarmi, prove d'ogni tentazione, ma io voglio andare avanti, non fermarmi sulla strada per compiere il mio corso e vederti, mio Signore. Andare avanti, non fermarmi sulla strada per...